questo momento sempre tragico di mettere giù la pila di fumetti senza farli cadere. Ok, ce l'ho fatta. Ciao a tutti! Oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi arrivi in fatto di manga. Un po' mi sono stati inviati dalle case editrici, un po' li ho acquistati io, insomma c'è sempre un bel mix. Alcuni titoli addirittura li ho già letti, trovate già anche le recensioni, quindi cercherò di darvi un veloce parere. Prima di cominciare vi ricordo come al solito che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una tazza di tè attraverso Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione, così come sempre in descrizione trovate i miei codici sconto da affiliate, i miei link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più volete, una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo subito carichissimi con un regalone che mi è stato fatto per il mio compleanno, ovvero il cofanetto di Lady Oscar, le rose di Versailles. Io adesso ho tra l'altro smontato il cancello per paura di romperlo, piegarlo o altro, per far l'anteprima del video, quindi metterlo in cima, ma pesa così tanto già di suo solo questo e non ce l'ho fatta a sollevarli tutti. Comunque questa è una bellissima edizione, non solo da collezione che conta i 5 volumi della serie. Io devo ammettere di non aver mai letto Lady Oscar, ma da ragazzina lo guardavo sempre in TV, anche se devo dire che guardavo le puntate che c'erano, quindi non è che io avessi seguito la storia dall'inizio fino alla fine, anzi vi dirò di più, l'ultimissimo episodio di Lady Oscar l'ho visto in TV non troppi anni fa e non avevo mai visto prima d'ora la fine. Credo di non aver mai visto in realtà nemmeno la primissima puntata, però comunque anche gli episodi che vedevo così a caso mi piacevano tanto e quindi non vedo l'ora di iniziarlo. Uno scambio su Hatchbooks mi ha portato invece questo Yuri manga, I Married a Girl to Shut My Parents Up, di Naoko Kodama, edito per Star Comics al prezzo di 6,50 euro. Ovviamente non vi ho detto il prezzo del cofanetto di prima perché è stato un regalo e non mi sembrava carino andarlo a vedere, insomma, soltanto per questo video. Comunque il cofanetto di Lady Oscar è edito J-Pop, questo mi ero dimenticata di dirlo. Tornando a questo Yuri manga, si tratta di un volume unico che vede per protagonista una ragazza che viene continuamente pressata dai genitori per trovarsi marito e per zittirli, mettere un po' un punto a questi tormenti, decide di fingersi sposata con una ragazza e di andare a convivere con lei. Questa ragazza, se non sbaglio, è più giovane di lei e ha sempre avuto un po' una cotta nei suoi confronti. È una serie secondo me molto molto carina, soprattutto se vorreste avvicinarvi al mondo dello Yuri manga. È un volume unico, 6,50 euro, secondo me ottimo punto di partenza. Sempre di Star Comics, questa volta però dalla casa editrice, mi è stato inviato il primo volume di What's Michael. Questo è di Makoto Kobayashi e ha un prezzo di copertina di 8 euro. Si tratta di una collezione di fumetti con protagonista appunto questo simpatico gatto. Mi è venuto un po' da fare così perché le premesse comunque di questo manga sono di una raccolta appunto di episodi più o meno fantasiosi. Dovrebbe essere una lettura comica. Dovrebbe, perché a me non ha fatto ridere per niente e non mi è piaciuto come primo volume, devo dire, proprio perché mi aspettavo qualcosa appunto di simpatico e divertente. Intanto il gatto sta frantumando tutto quello che può. Tacchi! Niente, lui ha questa passione per gli scatoloni, per cui se non li rompo subito e li lascio un attimo in un angolo, lui deve ribaltarli, infilarsi dentro. Quando vuoi, Taki, noi ti aspettiamo. Tra l'altro è un gatto rosso come Taki, quindi appunto mi aspettavo forse troppo da questo fumetto. Fatto sta che non mi è piaciuto, principalmente appunto perché non l'ho trovata una lettura di intrattenimento e né tantomeno divertente. Continuando con i miei recuperi, ho preso il numero 4 di Beastars di Paru Itagaki, edito Planet Manga al prezzo di 7,50 euro. Lo devo ancora leggere e ho ricominciato da poco a riprendere i volumi di Beastars perché avevo infatti iniziato la serie ma mi ero fermata al terzo volume. Visto il prezzo, diciamo, non troppo budget friendly, lo avevo momentaneamente messo un attimo da parte per concludere altre serie che stavo seguendo, magari con maggiore trasporto, quindi curiosissima di riprendere questo manga che mi stava piacendo molto.
molto perché i protagonisti, vabbè, sono tutti animali ed è una storia che parla anche di inclusione, di accettazione, ma allo stesso tempo anche discriminazione. Vabbè, fatto sta che è un manga che mi stava piacendo tanto. Ho poi preso il sesto volume di Given di Natsuki Kizu, edito Flashbook al prezzo di 6,90€. Anche questa serie ho deciso di riprenderla da poco, ma ve ne ho parlato comunque nel video dedicato alle serie che sto attualmente seguendo, ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Si tratta di una serie boys love che ha molto a che fare col mondo della musica. Io ho letto i primi 4 volumi, avevo però già in casa anche il quinto, quindi ho preso il sesto. Sarà la volta buona che mi metterò a leggerlo, me lo dico tutte le volte, poi tutte le volte dico no dai domani, però sono veramente molto curiosa. Tra l'altro è uscito anche l'anime e mi piacerebbe poi guardarlo. Ho poi preso il primo volume di Shadows House di Somato, lo stesso autore di Kuro, che era una serie, una miniserie di 3 volumi che volevo recuperare da un sacco di tempo, ancora non ce l'ho fatta, però intanto ho recuperato il suo nuovo manga che è uscito per J-Pop al prezzo di 6,50€. Di questo trovate già la recensione, prime impressioni insomma del primo volume sul blog. È una storia abbastanza particolare in un contesto fortemente elitario riguardo ad una famiglia misteriosa composta da membri di cui sono percepibili diciamo soltanto le ombre. Per questo ogni membro della famiglia ha una sorta di domestico che funge come loro immagine. Sono una sorta di bambole viventi per l'appunto, che devono un po' assimilare le movenze, il carattere della persona che andranno poi a rappresentare. Incredibile ma vero, ancora non avevo recuperato l'ottavo e ultimo volume di Blue Flag di Kaito, edito Planet Manga, al prezzo di 4,90€. È il volume conclusivo di questa serie che è diventata una delle mie preferite di sempre ormai, ve ne ho parlato così tanto, purtroppo ancora non ero riuscita a trovare il numero 8, l'ultimo capitolo, e quindi eccolo qua finalmente. È una storia tra virgolette ordinaria, scolastica, che di speciale ha secondo me la costruzione dei personaggi, per nulla banali o scontati, e soprattutto le dinamiche, il forte senso di amicizia, i sentimenti che vengono esplorati le prime volte. È una storia che veramente mi ha regalato tantissimo e io colgo sempre ogni occasione per consigliarvelo. Ho poi preso i primi 2 volumi di Rent a Girlfriend. In realtà avevo preso prima il primo volume che mi è piaciuto e quindi ho deciso di prendere anche il secondo. Il manga è di Reiji Miyajima, è edito J-Pop al prezzo di 5,90€. Come vi dicevo, il primo volume mi è piaciuto molto, vede per protagonista un ragazzo che è stato scaricato dalla sua fidanzata e per riprendersi, diciamo, decide di affittarne una nuova e di andare a questo finto tra virgolette appuntamento con una ragazza che paga per essere appunto la sua fidanzata. È una commedia simpatica, ironica, che gioca tanto sugli equivoci, le cose diciamo non dette, la finzione, ma anche sulla dualità, sulla doppia immagine che ognuno ha, il vero io, la persona che si è realmente, quella che si dimostra agli altri. Come vi dicevo, il primo volume mi era piaciuto molto, vedremo con il secondo. Altro recupero: Parasite in Love, una miniserie composta da 3 volumi, uscita anche in questo cofanetto per J-Pop. Il prezzo della box è di, momento suspense, 19,50€, mentre i singoli volumi costano 6,50€. La storia è di Sugaru Miyaki, che forse qualcuno di voi ricorderà per Il prezzo di una vita. Anche quella era una miniserie, se non sbaglio, sempre di 3 volumi, che mi era piaciuta molto, quindi ero molto curiosa di leggere anche questa sua nuova storia, che è stata disegnata da Yuki Otate. Qui ci troviamo di fronte a 2 personaggi particolari ai margini della società, è un amore, diciamo, impossibile. Il ragazzo ha la fobia dei germi, per cui è molto chiuso in se stesso, non ha un lavoro e proprio a causa di questa sua fobia non ha contatto, è andato di traverso qualcosa, scusate, non ha molto contatto col pubblico, quindi figuriamoci avere una ragazza o delle esperienze in fatto di amicizia o amore. Un giorno si vede, diciamo, costretto a fare amicizia con una ragazza molto più giovane di lui. Lui ha 27 anni, se non sbaglio lei ne ha 17, ma anche lei si trova in una situazione simile a quella del ragazzo, perché anche lei soffre di una fobia al terrore di incrociare lo sguardo delle altre persone, per cui è un'altra condizione che la isola fortemente dagli altri, infatti ha anche lasciato la scuola. È una storia che, oltre al forte disagio
la difficoltà di integrarsi e di sentirsi accettati nella società aggiunge un tocco di sci-fi che non mi ha convinta pienamente, però anche di questo ho fatto la recensione sul blog, quindi poi la troverete linkata qua sotto. Da Bao Publishing mi è arrivato il quarto volume di Dosei Mansion di Aoi Ikebe, il quarto volume appunto di questa serie che mi sta piacendo molto. Il prezzo di copertina è di 7,90 €. Ci troviamo di fronte a una donna che cerca la casa perfetta dei suoi sogni, finalmente pronta a prendere casa, però ha tante, tante richieste. Molto, molto carino e quotidiano come fumetto. E sempre da Bao mi è arrivato poi il terzo volume di Tokyo Stories, La taverna di mezzanotte di Yaro Abe. Questo ha un prezzo di copertina invece di 17 €. Da questo manga è stata tratta anche una serie TV Netflix che, se non avete guardato, io vi consiglio di guardare, perché è di nuovo una storia molto quotidiana, una collezione di tanti piccoli episodi che ruotano attorno a questa taverna molto particolare che apre appunto a mezzanotte. Si parla tanto dei cibi, della tradizione, di come il cibo leghi le famiglie, ma anche persone estranee, sconosciuti, e ci sono appunto tanti episodi della vita di tutti i giorni, veramente molto carino. Un manga che devo ancora leggere è invece Carol and Tuesday di Morito Yamataka, è un cofanetto di 3 volumi che mi è stato mandato da Planet Manga. Il prezzo della serie completa è di 21 €, e anche di questo, se non sbaglio, c'è l'anime. Non mi ricordo se è sempre su Netflix o meno. Comunque, come vi dicevo, devo ancora leggere questo manga. Quello che so io è che è ambientato in un mondo in cui è molto importante la musica, che è per lo più prodotta, tra virgolette, artificialmente, mentre le nostre protagoniste ci tengono a fare musica vecchio stile o alla vecchia maniera, per intenderci. Ultimo, non certo per importanza, ed è un altro bel cofanetto, Randagi. Eccolo qua. Di Keigo Shinzo, edito J-Pop, al prezzo di 7,50 € a volume, il box 30 €, conta 4 volumi. Anche di questo è già uscita la recensione ed è uno dei miei nuovi fumetti preferiti di sempre. La protagonista è una ragazza di 16 anni che si trova da sola, senza un soldo, per strada perché è scappata di casa, non ha un buon rapporto in famiglia e quindi si fa ospitare da sconosciuti, ripagandoli in natura, diciamo, fino a quando non incontra il detective Yamada, che si offre di aiutarla perché fisicamente le ricorda tantissimo la figlia scomparsa, e siccome è ancora morso tantissimo dai rimorsi per non essere riuscito a salvarla, pensa che potrebbe invece salvare questa ragazza di 16 anni. È una storia drammatica particolarmente intensa che tocca tante tematiche quotidiane molto importanti, a partire dalla situazione familiare molto difficile che vive la ragazza, e anche il fatto di essere scappata di casa può sembrare qualcosa di assurdo, di molto lontano da noi, in realtà riguarda tante persone, quindi ho apprezzato molto il modo in cui l'autore ha comunque voluto dar voce a quelle persone invisibili, tra virgolette, alla società, che la società spesso non aiuta, voltandosi dall'altra parte. I personaggi sono poi costruiti in una maniera, secondo me, eccezionale. È impossibile non rivedersi nella storia, non empatizzare con i suoi protagonisti. Quindi io ve lo consiglio caldamente. Questi erano quindi gli ultimi arrivi manga. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto magari delle serie che ho citato, soprattutto i cofanetti, visto che sono tutti delle miniserie. O se volete suggerirmi dei fumetti da leggere, possibilmente appunto serie brevi o meglio ancora volumi unici, vi aspetto qua sotto nei commenti. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!